Siamo in pieno centro storico di Vicenza, Palazzo Valmarana Braga, progettato dal Palladio nel 1561. Qui si tiene la quinta edizione di Gustus, cibi e vini dei Colli Iberici. Andrea Monico, coordinatore del Consorzio Tutela Vini Colli Iberici e Vicenza. Intanto, quanti sono i soci del Consorzio e la produzione? I soci del consorzio sono 33, parlo di aziende con propria etichetta ovviamente, e la produzione della zona DOC Colli Iberici si attesta a circa 3 milioni di bottiglie. Quali sono i vini principali del vostro consorzio? Sì, i Colli Iberici noi amiamo definirli il cuore rosso del Veneto perché sono un areale favorevole in modo particolare alla produzione di vini da uve a bacca rossa. Tra questi i più famosi e diffusi sono sicuramente gli internazionali Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, ma la fa da padrone l'autoctono che è il vino tipico del territorio che è il Tai Rosso, l'ex Tokaj Rosso, ma che oggi si chiama appunto Tai Rosso. Rino Polacco, presidente dell'associazione Vini Colli Iberici. L'azienda è la Pria, intanto la superficie quant'è e quant'è la produzione? Ma la nostra è una cantina molto piccola, abbiamo 30.000 bottiglie di produzione, abbiamo a disposizione però molti più ettari che vorremmo tutti imbottigliare in futuro, però è un'azienda che è partita 10 anni fa, fatta con tanta passione, abbiamo ottenuto tra l'altro quest'anno la certificazione come vino biologico ed è la prima azienda cantina in tutta la provincia di Vicenza aver ottenuto un nuovo tipo di certificazione che è la Biodiversity Friend, che va oltre biologico perché certifica non solo il terreno ma anche l'acqua e l'aria che è presente nella nostra cantina. Azienda agricola Vinicris, Lara Cristofori è una delle poche produttrici donne qua a Gustus. Sì, è una delle poche produttrici, ma ormai non più tanto rare perché il mondo del vino è accompagnato sicuramente dalla dolcezza, dalla gentilezza della figura femminile. Non per questo non è una figura forte, anzi è una figura che lavora all'interno delle aziende o in prima persona o nelle retrovie e dà un'impronta sempre piuttosto impositiva al prodotto e all'immagine del prodotto stesso. Il vino principale che producete? Il vino principe dei Colli Iberici è il Tai Rosso. I nostri punti di forza sono sicuramente la Garganega tra i bianchi, il Tai Rosso, come abbiamo detto, e il Cabernet in versione riserva, sia Franca che Sauvignon. Gildo Gennari, Tenute Maravella, soprattutto vini rossi. Soprattutto vini rossi, però anche una grande Garganega in purezza. I vini rossi come sono e quali sono? Allora, i vini rossi abbiamo le uve di Merlot e Cabernet e un po' di Tai Rosso. E facciamo un blend tra Merlot e Cabernet, Tai Rosso in purezza, e vendemmie molto tardive, grande maturazione dell'uva e di conseguenza grandi vini. Chiara dell'azienda Piovene Portogodi, un'azienda dal 1500? Esattamente sì, metà del 1500, un'azienda storica di famiglia localizzata a sud-est dei Colli Iberici, con una villa del 500 molto interessante. Tutta la vigna è localizzata attorno alla villa, per cui abbiamo sia la produzione dell'uva e poi la vinificazione viene fatta in una cantina che si trova all'interno della villa stessa. La vostra produzione in particolare che vino avete? Abbiamo il nostro vino tipico che è il Tai Rosso, vino tipico dei Colli Iberici. Con questo vino noi facciamo due versioni, una versione base che fa solo acciaio e una versione invece riserva che allora invecchia in barrique per diversi mesi. Poi abbiamo altri vini, abbiamo vini bianchi, Sauvignon, Pinot, Garganega, altro vino tipico dei Colli Iberici e poi delle riserve di Merlot, di Cabernet, una riserva appunto come le dicevo di Tai Rosso e un passito. Fabio Rigo, azienda agrituristica da Sagraro. Non soltanto vino ma anche olio e quant'altro. Sì, siamo un'azienda sui Colli Iberici, appunto in collina a 250 metri sul livello del mare e produciamo appunto olio e vino e abbiamo anche questa azienda agrituristica.